again. Well, we run over. Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos, hola Davide. Hola Laura. Oggi benvenuti intanto a tutti i nostri amici che sono qui in ascolto, che ci stanno guardando, sicuramente persone di età mista, direi, di età mista, perché oddio, nella nostra età forse molti hanno conosciuto questo fantastico gruppo che andiamo a presentare oggi, Laura. Sono i Beatles, grandissimo gruppo britannico, composto da quattro elementi, due purtroppo non ci sono più e sono rimasti soltanto il grande Paul McCartney e Ringo Starr. Ma cosa andiamo a fare, Laura? Loro è un gruppo che, ripeto, hanno avuto proprio il massimo del vigore dagli anni 60 agli anni 70, dopodiché hanno continuato a registrare, a farsi sentire, ma dalla morte di John Lennon, che diciamo è un rimpianto enorme che abbiamo nei nostri cuori, lui immagina che stava scrivendo questa canzone che stiamo per ascoltare, e nel 1980 è morto, ma lui l'ha scritta questa canzone con un piano e registrandola. E la cosa triste è che gli è stata data dalla moglie la cassetta della registrazione al gruppo nel 1994. Loro hanno provato, ancora quando c'era anche George Harrison in vita, insieme a Ringo Starr e a Paul McCartney, a preparare questa canzone, ma l'audio era di John Lennon, era così malmesso che con la tecnologia di allora non si poteva registrare e non si poteva portare al pubblico amato appunto una buona qualità. Oggi nel 2023 esce questa fantastica canzone che si chiama New and Ten. Immagina, Laura, immagina che purtroppo nel 2001 George Harrison è morto, anche se aveva iniziato a aiutare per la pubblicazione di questa canzone, e quindi adesso vedremo, grazie all'intelligenza artificiale, cioè senza tutto quello che abbiamo oggi in mano, riusciamo ad ascoltare questa canzone rifatta, ricreata con i mezzi che abbiamo adesso, con una buonissima qualità, ed è triste perché, Laura, non sono più presenti questi fantastici cantanti, però nello stesso tempo sono presenti, perché sono vivi in questo video, grazie a tutto quello che sta avvenendo con l'intelligenza artificiale. Quindi sono sicuro che riuscirà a emozionare non solo noi, ma tutte quelle persone che sono nate e cresciute con i Beatles e con i nostri padri, e noi stessi, ma anche i nostri figli, credo che conoscono chi sono i fantastici Beatles. E oggi andiamo a reagire a questo. Laura, io credo che ci sarà veramente tanta emozione nel rivedere un video con due grandi artisti che non ci sono più, però nell'intervista è stato bello anche ascoltare e vedere quanto sono stati emozionati anche Ringo Starr e Paul McCartney nel rifare, perché loro dicevano si sentivano di avere lì presenti i due mancanti. Andiamo, Laura. Ah, no, fantastico, perché... Davide, vamos. Ma andiamo. Ecco la cassetta. It's all because of you.
Wow. Allora Laura, tremenda se per tante cose. Tu immagina che noi oggi nel 2023 siamo artefici di vedere una nuova canzone dei Beatles. Riusciamo a vedere una nuova canzone dei Beatles, quindi un gruppo magico, un gruppo che ha fatto innamorare tanta gente, che ha unito il mondo, tante fan impazzite che adesso sono nonne e tante persone che veramente hanno amato le loro canzoni. È bellissimo riuscire a dargli un inedito grazie anche all'intelligenza artificiale, vederli giovani cantare in un video. È qualcosa di meraviglioso per la musica mondiale, è un qualcosa di meraviglioso che ci unisce i cuori di tutti i popoli, non solo l'Italia o la Colombia. Dobbiamo essere grati aver visto qualcosa del genere, perché vediamo che Paul McCartney ce n'ha 81 anni, quindi è grande, e anche Ringo Starr ce n'ha 80, quindi sono già, credo che sia questa l'ultima canzone vera e propria della loro vita. E immagino, perché il nostro canale si forma di emozioni, no? Sì. E si creano tutte quelle emozioni che portano la musica, e immagino loro cosa dovevano sentire in quel momento a registrare un pezzo degli anni più belli della loro vita e degli anni più importanti anche della loro vita, perché sì, sono stati sempre riconosciuti altro, però quanti ricordi magari prima delle canzoni, nelle amicizie che erano, nelle amicizie che avevano loro. E poi John Lennon, che ha lasciato un vuoto enorme perché se n'è andato presto, giovane, e ci ha deliziato di un'altra canzone da più di 43 anni che è morto. Da 43 anni che è morto è qui che ci porta un'altra canzone. Ai Davide, no, che bel regalo mi hai fatto, Davide, per iniziare così la settimana piena di una ricca carica di tanta... di tanti bei ricordi, soprattutto perché è quella che ci porta alla nostra infanzia e a quando eravamo bambini, che la musica che ascoltavano i nostri genitori, magari i nostri fratelli più maggiorenni, sì. Loro hanno fatto la cosa più bella di darle questo tocco speciale alla musica. The Beatles è stata la banda
credo del più importante della decada del Novecento, no? del tempo del Novecento, sì. E quindi fino ad ora arrivare noi alla nostra età e fare sentire ai nostri figli questa grande musica è meraviglioso, un miracolo. Giustamente adesso che la musica ha fatto questo cambiamento così un pochettino, che la musica è un pochettino più strana, no? Diciamo, per noi che siamo più grandi, sì. E magari adesso i giovani saranno lieti di ascoltare quella emozione che ci ha fatto in questo momento, che abbiamo fatto la reaction di una lacrima. E la musica veramente che ti porta l'anima, che ti fa sentire tante belle emozioni, veramente, Davide. Sì, dal primo da quando è cominciata la canzone, no, già, Laura, già si capiva che erano i Beatles. Non c'è poco da fare, è un inedito, è una canzone nuova, ma l'anima erano i Beatles, non si poteva fare nulla che ascoltarla e capire che erano loro, realmente. E sì, posso dire a livello storico, sì, che io per l'età non ci sono arrivato, perché si sono sciolti nell'80, cioè nel 70, quindi non ero vivo, non ero nato. E quindi, però possiamo dire, Laro, che nel 2023 abbiamo ascoltato a una canzone nuova dei Beatles, sì. E questo è, lo diremo ben volentieri. Siete voi partecipi, cari amici del mondo, di questo fantastico evento. Noi vi ringraziamo, cari amici, per essere stati qua. Scusate le nostre tante lacrime, ma sono pura emozione, ma sono sicuro, Laura, che tanti di loro hanno pianto con noi e abbiamo pianto insieme per questo fantastico regalo che ci hanno dato, perché realmente è un grandissimo regalo, un dono enorme che abbiamo e riscolteremo tante altre volte dentro la nostra casa. Vi invito a iscrivervi, signori, potete farlo cliccando il tasto giù, potete mettere tanti like, commentate, perché vogliamo che scrivete tante cose, vogliamo sentire la vostra opinione. Attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati e presto ritorneremo con tante altre belle canzoni. Rimanete qui, in questo canale, dove l'emozione regna. Ciao a tutti! Ciao a tutti!